più istanze della stessa applicazione sono segnalate con più triangolini sul lato sinistro, mentre scusate, l'applicazione che è attiva al momento è segnalata con un triangolino a destra. Allora, vediamo questo concetto in pratica. Allora, ecco, io in questo momento ho aperto, per esempio, la nota Tomboy qua della nostra scaletta che stiamo seguendo e sul launcher, vedete qui a sinistra, c'è l'icona di Tomboy che ha un triangolino appunto sulla sinistra perché è acceso l'applicativo, è aperto, è in esecuzione, e sulla destra, sul lato destro, c'è un triangolino che indica che l'applicativo in questo momento ha, si dice, il fuoco, cioè è attivo, è quello sul quale si agisce in questo momento. Poi qui ho parlato di più istanze della stessa applicazione. Ecco, ammesso che, quindi, o meglio, premesso che un'applicazione permette di aprire più finestre di se stessa, in questo caso i triangolini sul lato sinistro aumentano per far vedere, per far capire al primo colpo d'occhio che ci sono più finestre aperte in quel momento per questa applicazione. Allora, noi come esempio adottiamo l'applicativo del terminale, della famosa e famigerata linea di comando che fa tanta paura agli utenti, ma in realtà non è vero, è molto potente la linea di comando, ricordatelo sempre. Quindi apriamo un terminale, cominciamo ad aprire un terminale. Eccolo qua, terminale aperto. In questo momento i simboli per la finestra del terminale sono identici a quelli di Tomboy e, avendo il fuoco, essendo la finestra attiva, il terminale ha acquisito anche il triangolino sulla destra, quindi sinistra e sulla destra. Mentre l'icona di Tomboy, che poco fa aveva i due triangolini, ora ne ha una sola perché è sì aperto, ma non è la finestra attiva in questo momento sulla quale possiamo lavorare. Allora, magari facciamo un piccolo elenco delle cartelle giusto per dare del contenuto alla finestra del terminale, e poi ne apriamo anche un'altra. Ne apriamo un'altra perché sappiamo che il terminale permette questo, e quindi ecco qua che abbiamo due finestre di terminale aperto. Qui magari modifichiamo anche il contenuto giusto per differenziare le due finestre, quindi bah, facciamo così. Entriamo nella cartella immagini ed elenchiamo, ecco, giusto per differenziarla dall'altra. Ecco che potete constatare che nel lato sinistro dell'icona terminale ora sono apparsi due simbolini invece di uno solo, due triangolini ravvicinati, perché appunto abbiamo più finestre aperte. Se ne apro un'altra ancora, i triangolini, vediamo un po', diventano 3, e poi, se non erro, anche se ne apro una quarta, restano sempre 3, eh? Quindi ovviamente non è che più finestre si aprono, più triangolini appaiono, ma a un certo punto da 3 in su sono molteplici finestre. Anche questo l'abbiamo visto, facciamo diventare piccolino. Poi qui cosa diciamo? Prossimo punto, la combinazione di tasti, quindi la scorciatoia da tastiera super più V doppio, V doppio, permette di mettere in esposizione tutte le finestre aperte, indipendentemente dallo spazio di lavoro, in modo da poterne sceglierne direttamente una. Ecco, questo per chi conosce e usa già Compiz non è una novità, diciamo che invece del tasto della combinazione tasto super A in Unity è diventato super V doppio, che sta poi come Windows, giusto per richiamare, per memorizzare la scorciatoia. Windows finestra in inglese, quindi tasto super e V schiacciati contemporaneamente espongono tutte le finestre che sono aperte.
dicevo, indipendentemente dallo spazio di lavoro sul quale la finestra si trova. Adesso l'esempio non è molto significativo perché ho tutte le finestre messe sullo stesso spazio di lavoro. Allora, giusto per esercizio e per dimostrazione, inizio ad usare il tasto super e il tasto S per mostrare gli spazi di lavoro e sposto per esercizio qualche finestra in giro. Ecco, così possiamo vedere che, tornando sul primo spazio di lavoro, se uso di nuovo la scorciatoia super e W, le finestre mi appaiono comunque. E poi, dove clicco, ovviamente mi posiziono sul rispettivo spazio di lavoro. Niente che adesso quello attivo è questo, in basso a destra. Poi, se voglio riutilizzare questa scorciatoia e voglio tornare per esempio sulla mia nota Tomboy, tornare sul primo spazio di lavoro, eccetera, eccetera. Insomma, chi usa Compiz queste cose le conosce e sono molto pratiche, tra l'altro. Visto anche questo. Poi, quando un'applicazione è aperta, con il tasto destro sulla sua icona si può scegliere se tenerla nel launcher anche dopo che è spento oppure no. Ecco, ogni icona con la quale abbiamo popolato il launcher resta sul launcher solo per il fatto che il tasto destro, come ho appena detto, è attiva questa opzione. Quindi, quando si fa il tasto destro su qualsiasi icona, appare un piccolo menu contestuale. La prima voce è il nome dell'applicativo corrispondente all'icona e poi c'è questa opzione. Se si disattiva questa opzione, l'icona se ne va, sparisce. Quando questa opzione è attivata, invece, l'icona resta anche se in questo momento l'applicativo non è attivo, non è acceso. E giusto per dimostrazione posso proprio provare con questo il monitor di sistema, per esempio la prima icona. Tolgo, spengo questa opzione e l'icona è andata. Quindi andiamo a ricercarci con l'icona di sistema delle applicazioni, cioè questa grigetta qui in basso. Andiamo a cercarci il nostro monitor di sistema. Oh, scusate, ho sbagliato. Scorciatoia, quindi applicazioni, tasto super e A per applicazioni e vediamo che nelle usate più di frequente c'è già, non devo neanche ricercare monitor di sistema nel campo di ricerca qua sopra perché è già qui fra le più usate frequentemente. Quindi apro il monitor di sistema. Poi vedremo più in là, più avanti nella scaletta, altre opzioni di gestione del launcher e delle icone, però per il momento mostriamo la strada più immediata, più semplice, con le conoscenze che abbiamo finora di Unity. Quindi ho aperto il monitor di sistema, eccolo qua, e l'icona ovviamente è apparsa. L'icona, la finestra ha il fuoco e quella attiva, quindi ha i due triangolini, e finché è accesa, ovviamente non è necessario che l'opzione mantieni nel launcher sia attiva. Ecco, ma in previsione di conservare l'icona sul launcher, prima di chiudere l'applicazione, dico attiva mantieni nel launcher. Adesso c'è il visto, vedete, l'ho fatto. Posso usare l'opzione che è apparsa di esci perché con l'applicazione aperta, attiva, appare anche questa opzione per chiudere l'applicazione direttamente dal launcher con il tasto destro, che poi è uguale a premere il pulsantino qui rosso con la X, così come è uguale a premere l'opzione esci dal menu. Insomma, sono tutte equivalenti. L'obiettivo è chiudere l'applicazione, però già che siamo qui in zona launcher facciamo tasto destro, esci, e vedete che il monitor, l'icona del monitor è rimasta sul launcher anche se l'applicativo non è più acceso. Vedremo tra poco anche come riordinare le icone perché il comportamento per difetto, per default, è aggiungere le nuove icone.